Erano due le presenze bolognesi all'incontro internazionale di preghiera per la pace promosso dalla comunità di Sant'Egidio, che si è tenuto in piazza Campidoglio a Roma martedì. L'arcivescovo, il cardinale Matteo Zuppi, e il vescovo Ambrosi, vicario per i fedeli ortodossi moldavi in Italia, inviato come rappresentante del Patriarcato di Mosca e che ha stabilito la sede della sua attività pastorale a Gesso di Zola Predosa. Un evento avvenuto nel pieno rispetto delle norme sanitarie, che ha visto la presenza accanto a Papa Francesco del patriarca ecumenico Bartolomeo di Costantinopoli. Mentre i delegati delle altre confessioni religiose si trovavano in altri luoghi per un momento di preghiera per la pace, i cristiani si sono riuniti nella Basilica di Santa Maria in Araceli. Nella sua riflessione sul Vangelo della crocifissione di Gesù, il Papa ha ricordato come dalla croce è sgorgato il perdono, è rinata la fraternità. La croce ci rende fratelli. Le braccia di Gesù aperte sulla croce segnano la svolta, perché Dio non punta il dito contro qualcuno, ma abbraccia ciascuno, perché solo l'amore spegne l'odio. Solo l'amore vince fino in fondo l'ingiustizia. Solo l'amore fa posto all'altro. Solo l'amore è la via per la piena comunione tra di noi. Dopo la preghiera, tutti i rappresentanti religiosi si sono uniti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per assumere un solenne impegno e sottoscrivere il messaggio di questa giornata, accendendo le fiamme del braciere della pace. Il Patriarca Bartolomeo ha detto con forza che è finito il tempo della moda ecologica, della sua idealizzazione o peggio della sua ideologizzazione. Inizia il tempo dell'agire. Il ribaltamento socioculturale e antropologico che ne consegue pertanto ci porta a vedere l'ecologia come segno della presenza del divino nella creazione. Allora non dovremmo parlare della ecologia come di uno dei grandi fenomeni o temi del momento, ma come essa fosse la stessa aria che respiriamo. La casa comune è come la casa degli specchi, uno specchio in cui vediamo riflessa la nostra immagine, come quella di ogni nostro fratello e con noi ogni elemento del creato. Creati a immagine e somiglianza di Dio, vediamo in noi l'immagine del nostro fratello e in ogni essere umano il frammento divino. Guardando ciò che sta attorno a noi, vediamo l'opera divina che vi è contenuta. Cominciamo da obiettivi raggiungibili, così recita l'appello sottoscritto dai partecipanti all'incontro. Uniamo già oggi gli sforzi per contenere la diffusione del virus, finché non avremo un vaccino che sia idoneo e accessibile a tutti. Questa pandemia ci sta ricordando che siamo sorelle e fratelli di sangue.